Allora, salve a tutti, buongiorno, abbiamo filmato tutti fuori di presenze. Sì. Giuliana, filma fuori di presenze. Nome, cognome, film. Inferiore del
Quindi, attacco di Bibbia sotto il centro. La quantità da colpire. Ecco, qui vedete, con questo attacco sotto la miglia, le varie quantità da miglia 2 che colpiamo in relazione a dove vogliamo andare. Lo vedremo fra un po' sul biliardo. Il retrocedere della nostra miglia si evidenzia soprattutto con quantità interne importanti, quindi quando si colpisce la miglia piena, si torna indietro, diciamo che si evidenzia dalle quantità piena a mezza, quindi se dividiamo la miglia in 8 parti, dalla quantità 4 ottavi alla quantità 8. La miglia cambia sempre direzione e tende a retrocedere anche su quantità esterne rispetto alla linea senza dare però, ma il nostro ritornare indietro si evidenzia con le quantità piene. Vedete, questa è la linea che ci fa tornare indietro, questa è la quantità 7 ottavi, 6 ottavi, 5 ottavi, mezza miglia. Con la mezza miglia e due tappi sotto otteniamo una deviazione rispetto alla quantità di un angolo di 90 gradi. Quindi il ventaglio del colpo sotto con le quantità dei due tappi sotto con le quantità interne è questo, da 90 gradi a biglia piena di una sola. Ok? Allora, attacco di biglia sotto il centro. Quantità. Gli esercizi che faremo oggi in biliardo li eseguiremo su quantità importanti, quindi quantità interne da 4 ottavi a piena. Dobbiamo stabilire ancora la velocità. La velocità del nostro tiro sarà in funzione di quanto noi dovremo animare la nostra biglia. Comunque sarà un colpo, visto che dobbiamo trasmettere una rotazione intorno a un asso, sarà sempre un colpo allegro, penetrato in avanti. Più entreremo a stecca avanti, più la nostra biglia tornerà indietro. E... ok, attacco, quantità, velocità. Il nostro punto di fermo, ricordate il punto di fermo di cui abbiamo parlato, abbiamo seguito qualcosa molto velocemente. Ok, gli altri secche, queste
lavoriamo due alla volta, mettiamo bene il gesso. Il gesso è importante ogni tiro perché lavoreremo con piccole parti di coglietto, quindi ingessiamo bene girando la stecca. Dai, lavoreremo con piccole parti di coglietto, quindi dovremo avere sempre il gesso per migliorare l'attrito tra la nostra biglia, tra il nostro coglietto e la biglia. Intanto questo lavoro mi piacerebbe se lo faceste voi, vi pulirete le dita, non tanto perché, ma per trovare anche quelle stanchezze. Allora, segniamo l'esercizio, ci mettiamo qui. Thank you.
tanti, 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 tanti via. Ok? Non c'è bisogno forse di andare così basso come va, un po' più di distanza tra la via. Adesso lima, tranquillo. Ora. Bene? Cerca di non dare. Vedete, poi la verità ce l'ha sempre il binario. Se succede questo vuol dire che è stata colpita leggermente dalla parte destra. Quindi cerca di mirartela il più al centro possibile, in modo da... Io ti ci metto il tappeto rosso, ma tu devi andare più giù del tappeto rosso. Ok? Provate ad andare sempre leggermente più veloce, ma senza esagerare il passo e senza esagerare la velocità. L'importante è che abbiamo la sensazione che la nostra guida avanza. Ecco, questa volta dall'altra parte. Allora, adesso cosa succede? Ti può aiutare a creare un punto di fermo. Quindi, quindi adesso io a un certo punto mi fermo lì. Fermo lì. La prendo al centro, continuo e mi fermo. Dritto. Dai. Senza fretta. E in qualche modo siamo tornati più dritti adesso. Ok? Vieni Giuliana, metti il gesto bene. Sei rimasta con la stecca sulla biglia, infatti non è che si è visto un grande, quindi ricordati il concetto lì, ve lo sentirete, ve lo sognerete la notte che ve lo dirò, attraversare la biglia, quindi un po' più vicino alla mano, ricordati che con la stecca deve arrivare qui. Parlandoti e dicendo ora vado un po' più veloce ma vado dritto, vado dritto, devo attraversare la biglia e continuo. Questo è il tuo centro, ok? Quindi non spostarti da lì. Devi arrivare fino a qui. Guarda, non ci sei. Ok? Va bene. Quindi Giorgia, gesso, messo, non avere fretta, sistema di con le gambe, bene. Al centro ti creo con gesto il punto di mira, quindi guardiamo avanti e indietro più volte, non ti devo subito, dall'anello alla biglia e poi il punto di fermo. Cercando ovviamente di non scomporre il nostro movimento, perché se falciamo un po' più dietro alla destra, ok,
adesso ricorda di muovere solo questo, scusami, di muovere solo questo avanti e indietro, ok? Non c'è bisogno di andare più in basso, l'importante è che con la stecca arrivi qui, sereno, è un lancio omogeneo. Ok? Questo è quando si va troppo in basso e si crea un movimento di spalla. Allora invece che percorrere una linea, si percorre una curva e la via si abbraccia in questo modo. Ancora uno, metti il gesso. Adesso
c'è da tenere presente rispetto al lancio di clima che abbiamo un poco spazio, quindi dobbiamo immaginarci dove proiettare il nostro biglietto. Dobbiamo arrivare fin qui e basta, no? Andare. Non andare a troppo basso che non c'è bisogno. Adesso cerca di fare
soltanto dritto, non andare troppo un passo. Ultimo. Oh, questa volta c'è il tuo, quella che ti pesa tutto qui. Giuliano? Ok. Adesso questo stesso timo un po' più sepato. Ok? Un po' più è di gesso. Questa è una linea dritta. Adesso io vado
solo indietro e solo avanti, solo indietro e solo avanti, solo indietro e solo avanti, e adesso avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro. Adesso mi devo ricordare di entrare a stare con te, ma non velocizzo l'ultimo, ok? Quindi se ti può aiutare rispetto a quello che ho consigliato fino ad ora, accorcia un po' e accorcia un po' la destra, se ti può aiutare. Se vuoi provare, ok, sempre te la prendi da quella parte, bambino, Giuliano. Scusami, io ti metto in dritta. Adesso sei in dritta. Se vuoi fare calambola qui, cosa mi dico la tua stecca? Quindi, se mi di qua, vai vittorio di là. Quindi, mettiti in dritta con me. No, rialzati, rialzati. Giorgia, rialzati. Ti metti gesto, riordinati, tranquillo. Ok? Adesso devi cercare di questa quantità, giusto? Ok. Ok, ok. Sono andato solo di velocità. Giovanotto, vieni! Ma io scusa. Perché io non lo so. Fino al dopo. Ok, va bene? Siamo andati da dietro. Allora, c'è una cosa che tu devi modificare nella tua testa. Tu tiri per vedere se succede. E non succederà, quindi devi trovare invece come farlo succedere. E allora, siccome io sono qui per questo, devi farlo succedere.